giusto questo nuovo video, siamo qui oggi con il quarto episodio di Minecraft East in Extreme. Nell'episodio precedente avevamo fatto mezzo tetto della casa, ci siamo dati un po' un perimetro, adesso anche se abbiamo un pavimento intero qualcosa abbiamo. Ho fatto qui il segno delle porte, ok. E niente, ci serve altro legno, tanto questa la prendiamo, ok. Prendiamo anche le canne da zucchero qui. Ok. Vabbè, andiamo. Vediamo un po' gli alberi che sono da quella parte, mi sembra, no? Comunque, volevo dirvi che ho visto che gli episodi di Minecraft, cioè di questa serie, stanno avendo abbastanza successo, perché il primo episodio, soltanto in un giorno, ha fatto più di 50 visualizzazioni e 8 mi piace. E quindi capisco che vi piace questa serie, quindi cercherò di caricare video più frequentemente di questa serie, anche se non sarà per niente semplice vista il computer e quindi quanto mi ci vuole per renderizzare e vista anche la connessione che non è un tutto sto granché, insomma. Eccoci qui questo bel alberello che adesso lo disboschiamo per bene. Ok, poi gli altri ci stanno più alberi. C'ho paura di perdermi. Là ci sta uno scheletro. Ok, vabbè, dovrebbe bastarmi questo, credo. 22. No, mi sa di no. Adesso è fatto un buco là. Che spettacolo. Allora, altri alberi dove possono essere? Andiamo verso di qua. Tanto ammazziamo qualche pollo così stasera mangiamo bene, dai. Ok. Oh, e mori. Oh, mori. Ecco gli alberi che spuntano. Speriamo di ritornare a casa però. Me lo auguro. Eccoci qui. Rompiamo questi alberelli qui. Oh, questo anche più largo. Ok. Molto bene. Andiamo a rompere qua. La prendiamone un bel po' perché comunque oltre alla casa poi ci serviranno anche per fare dei materiali, le porte. Ci serviranno parecchio legno, insomma, quindi prendiamone più possibile. Ok, eccoci qui. Un altro po' di legno. Arriviamo a uno stock di questo qui di 64, siamo arrivati alla metà precisa adesso, senza nemmeno contare, pensa che fenomeno. Dai, su, tutto ce l'ho, questo è proprio più grosso. Ok, facciamo pure questo, siamo arrivati a 42, 42. Ok. Un altro pochitos. Vabbè, benissimo così. Ricordiamo la casa sta verso di là, eh. Se no ci perdiamo. Se perdiamo qua. Ok. Ok. Siamo al 64. Dai, rompiamo sul. Questo, ecco, tanto c'è finita anche l'ascia e non ne abbiamo più, giusto? No. Quindi finiamo a rompere con i cazzotti. Tanto questo è finito, manca l'ultimo blocco. Ok, possiamo tornarcene a casa e finirla finalmente. Almeno abbiamo un bel posto dove dormire. Allora, vediamo. Oh, che è su? Oh là là. Oh, una caverna. Bene, bene, lì ce n'è un'altra. Adesso andiamo alla ricerca della casa, che è un orso questo. Allora, la casa dovrebbe stare dritto per dritto verso di qua. Dovrebbe, dico dovrebbe perché non ne sono certo. Ok, lì ci sono le canne da zucchero che avevo visto prima. Eccola lì, perfetto.
Ok, togliamo adesso la terra da qua, che fa abbastanza schifo. Ok. Finiamo il nostro tettino. Sentivo qualcuno che si avvicinava. Però mi sa che so io. Allora, mettiamo una bella torcia qui, illuminiamo. Ok. Adesso poi mettiamo una banco da lavoro, cassa e fornace. Mettiamo, che ne so, tipo la camera da... Dormiamo qui, verso di qua, noi la roba la mettiamo qui. Facciamo così. Anzi no, ancora meglio. Aspetta, rompiamo sta banco da lavoro. Ecco, mettiamo la doppia cassa qui. Adesso non ce l'abbiamo, ce la facciamo subito. Quindi, allora, legno, così. Poi la doppia cassa direi di farcela con questo, che tanto non lo usiamo perché è di colore differente alla casa, quindi la usiamo per farci i materiali. Quindi tutto questo lo usiamo in stick adesso. Perfetto. Allora, ci facciamo un po' di torce e le mettiamo tutte un po' intorno a casa perché di notte i mob se... prendono vita, insomma. Che ho fatto sta cosa? Perché? Ok. Un po' di luce. Mettiamo prima di tutto un po' dentro. E mo' un po' fuori. Tanto le mettiamo sulla casa. Ah, qua c'è sta un mattone. Allora, mettiamole anche sul tetto perché così i ragni non ci vengono. Ok. Allora, rompiamo qua. Vabbè, questo tocca prendere col blocco di terra abbiamo, dai, fa niente. Così. Ok, finalmente già comincia ad avere un aspetto un po' più, diciamo, gratificante, ecco. Adesso mettiamo qui il carbone e ci facciamo, cuociamo un po' di sabbia, così facciamo le finestrelle. Allora, intanto noi ci facciamo delle porte, una porta a due ante. Ok, quindi le mettiamo da fuori, queste sono più belle. Ok, che spettacolo. Intanto vediamo un po' quanto, no, abbiamo troppo poco pietrischio. Come si chiama? Pietrisco, pietrisco. Allora, sempre con il legno. Mettiamo un po' di legno qui, non lo mettiamo tutto, ok. Dividiamo, facciamo tipo una cosa del genere. No, troppo, no, va bene così. Ok, dividiamo e ci mettiamo qui il nostro bellissimo letto. Ok. Abbastanza accogliente come casetta, eh? Questo dobbiamo rifare il pavimento, però vabbè. Piano piano. Adesso col vetro, invece di mettere i blocchi di vetro, facciamo i pannelli così risparmiamo un po' di materiali. E ci dobbiamo fare una pala però perché stava un po' messi male, ecco. Allora, le facciamo tutto intorno a casa. Facciamo tutto il perimetro perché... così abbiamo una buona visione della zona intorno a noi. Questa sta male. Ok. La mettiamo qua. Cominciamo a mettere le finestre intanto se sta arriva notte. Piano piano. Ok. Vedi già quanto è più carina. Anzi, la facciamo anche qui, però prima di qua le facciamo di fuori, che sono un po' più importanti. Ok, dai, dai, dai. Che ce la facciamo entro notte. Su, su. Ok. Mettiamo così. Ecco, me ne manca una, proprio per precisa cosa, eh. Allora, mettiamo sto vetro. Ok, lo mettiamo di qua. La porta è chiusa, sì. Non è che mi ritrovo un mostro davanti. Se fa ma la foto. Allora, ecco qui.
Adesso con questo dovremmo aver finito. Ci bastano, sì, perfetto. Ma andiamo a recuperare. Intanto mettiamo un po' di torce pure tipo, che ne so, qua. Qua. Che sennò non mi va giù l'idea che di notte mi girano intorno, ecco là lo zombie. Ok, mi servirebbe. Facciamo un'altra. Sbrigate, sbrigate che mi ammo. Che moro. Oh. Così e una qua. Perfetto, si è abbastanza illuminato adesso. Adesso visto che ci è avanzata qualche piastrella. Tanto se invece si è consumato tutto sto. Mettiamo a cuocere il pollo. Che tanto ormai le finestre le abbiamo fatte. Anche qui mettiamo pannelli di vetro, così dai, un po' più carino. Ok, abbiamo fatto un buon lavoro direi, abbastanza discreto. E quindi niente, si è fatto buio, quindi direi di andare a dormire. Facciamo una bella dormita e anche per questo episodio ragazzi è tutto. Quindi se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento e se non sei già iscriviti al mio canale. Iscriviti anche alla pagina di Facebook che trovate anche nella descrizione del video, da qualche video già ho messo sta cosa. E niente, per questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, qui in assoluto e bye bye.